Buon pomeriggio, è il 1° luglio, sono le ore 17, puntualissimi, come succede spesso il sabato e la domenica in diretta Facebook verso quest'ora per evitare di, come dire, impedire il normale svolgimento dei vostri pranzi domenicali con le famiglie. Infatti di solito sapete che sono in diretta nel primo pomeriggio e infatti voglio già dirvi che per domani l'appuntamento è alle ore 13:30. Quindi un pochino prima rispetto al solito, ci vediamo alle 13:30 appunto in diretta Facebook. Prima di cominciare, lasciate che vi ricordi di condividere pigiando sulla freccetta qui sotto questa diretta. Naturalmente lo stesso vale poi per chi vedrà non la diretta, ma vedrà il video che, come sapete, resta sul mio sito ivanscalfarotto.it, sulla pagina Facebook naturalmente e anche su YouTube. Ci eravamo lasciati ieri con poco prima del Pride, vi avevo detto che sarei andato al Pride qui a Milano. È stata un'esperienza straordinaria, devo dire veramente fantastica. Naturalmente faceva molto caldo come succede in questo periodo dell'anno, anche se c'era una brezzolina niente male. E davvero c'era tantissima gente. Ho avuto l'impressione che la partecipazione di questa edizione del Pride fosse molto più elevata del solito. Dico la verità, penso che questo sia dovuto anche un po' all'aria che tira in questo momento nel paese. Tutti sappiamo consciamente, un po' inconsciamente, che quando c'è un governo che per prima cosa, in modo principale, si caratterizza per una stretta rispetto a quelli che sono i diritti umani, al rispetto delle persone. È evidente che la comunità LGBT, si senta potenzialmente sotto attacco. Io penso che sia una cosa del tutto naturale. Chi utilizza come strategia politica quella di individuare un nemico esterno da offrire un po' come capro espiatorio per la rabbia popolare, fatalmente comincia con le persone di colore, con gli immigrati, poi se la prende con i Rom. Diciamo che ebrei e omosessuali sono le categorie immediatamente a valle di questo processo. Bisogna stabilire chi faccia prima, chi faccia dopo. È un classico quello di prendersela con delle minoranze che, in quanto tali, hanno meno capacità di difendersi. Diciamo, l'individuazione appunto di un capro espiatorio, di un nemico esterno, rende tutto più semplice, rende i messaggi alla pancia del paese, quelli che questo governo sta mandando più diretti, e credo che le persone che ieri erano al Pride volessero sostanzialmente dimostrare questo, volessero dire che non si torna indietro con i diritti e che anzi c'è ancora tanta strada da fare e che questa strada va fatta. E quello che ha detto poi il sottosegretario Vincenzo Spadafora, sapete, il sottosegretario alle pari opportunità, che è andato al Pride a Pompei, ha preso appunto questa posizione. È stato naturalmente immediatamente rintuzzato da Lorenzo Fontana, l'ormai leggendario ministro della famiglia e della famiglia al singolare, naturalmente, delle disabilità, che gli ha detto: guarda, non se ne parla, tu non parli per il governo, non parli per la maggioranza, qui la Lega Nord, anzi la Lega e basta, difenderà soltanto la famiglia tradizionale. Il tutto naturalmente in linea con quello che dice il presidente Attilio Fontana della Regione Lombardia, che non ha concesso il patrocinio al Pride di Milano di ieri, e quindi diciamo che nel governo si scontrano due linee. In realtà non è così. Diciamo che ci sono, quello almeno che è la mia impressione, che ci sono alcuni personaggi all'interno del Movimento 5 Stelle che, come dire, si sforzano di sventolare delle bandiere di progressismo, forse per coprire il Movimento 5 Stelle a sinistra. È chiaro, mi riferisco non soltanto a Spadafora, ma mi riferisco anche al presidente Fico, che ha preso, come sapete, delle posizioni in tema di migrazioni più aperte rispetto all'apertura dei porti, ma poi è stato immediatamente rintuzzato da Luigi Di Maio e dalla parte del Movimento 5 Stelle che conta. È chiaro che il Movimento 5 Stelle vuole forse coprirsi a sinistra, ma ha una posizione di stretto legame con la Lega in questo governo, anche se la Lega poi in fondo li sta fagocitando. E devo dire che la mia impressione è che il Movimento 5 Stelle stia pagando un prezzo di popolarità che non si vede soltanto dai sondaggi, ma anche ieri, proprio durante la parata del Pride, io ho avuto occasione di assistere e anche di documentare filmandolo.
filmando lì alcuni episodi di contestazione molto forti nei confronti del Movimento 5 Stelle. C'è stata gente che ha detto fascisti, buffoni, insomma, ci sono stati anche momenti di un certo in cui ci si è accalorati abbastanza, e credo che questo fosse dovuto esattamente al fatto che andare al governo con Fontana da un lato e poi andare al Pride evidentemente non può sorprendere. Se poi appunto crea dello sconcerto, della sorpresa e anche delle contestazioni. Tra l'altro, voi sapete che appunto oggi c'è stata questo famoso raduno di Pontida, un raduno in grande stile con Salvini che dice noi governeremo per 30 anni, quindi andiamo oltre il ventennio, diciamo, qui ci eravamo abituati nel secolo scorso, abbiamo avuto il ventennio mussoliniano, poi quello berlusconiano, invece Salvini che fa le cose in grande naturalmente pensa al trentennio. Ma devo dire che a proposito delle cose che dicevo sul Pride, una delle cose che Salvini ha stigmatizzato è stata la Coca-Cola. Ha detto appunto Coca-Cola è il simbolo della globalizzazione che uccide la volontà dei popoli, insomma l'identità dei popoli, e la Coca-Cola sponsorizza il Pride. Quindi, come vedete, quello che vi dicevo, che ce la si prende prima con i neri, poi con i rom, poi con gli ebrei e poi con i gay, è una cosa che non deve stupire. E invece devo dire che ieri al Pride c'erano anche tantissime aziende che erano presenti. Voi forse sapete che io in passato ho avuto l'avventura di fondare un'associazione tra imprese che si chiama Parks, che adesso è diretta molto bene da Igor Shuran. Io naturalmente non ho più nessun incarico in quell'associazione, ma è un'associazione tra datori di lavoro che si impegnano a offrire pari opportunità e politiche di inclusione nei confronti delle persone LGBT, perché vedersi riconosciuti i propri diritti nel mondo del lavoro, posto che noi passiamo tantissime ore della nostra giornata sul lavoro, e che nascondere la propria identità, il proprio essere sul luogo di lavoro è una cosa molto complicata, molto difficile, che causa molto stress. Questo ha portato molte aziende nel mondo a sviluppare politiche di inclusione per le persone LGBT. Infatti anche ieri ce n'erano tantissime, c'era Deutsche Bank, c'era Sky, c'era appunto Coca-Cola, c'era Boston Consulting Group, davvero Nestlé, ne ho viste la Banca d'Italia, ne ho viste tantissime. E, proprio con le magliette aziendali lì che erano a sfilare per i propri colleghi e per i propri dipendenti LGBT. Questo dimostra poi alla fine che se anche si prova a far tornare indietro il mondo, in realtà questo non è, perché non è possibile, perché poi grazie al cielo il mondo va avanti. Il Pride l'anno prossimo fa 50 anni. Oggi guardavo un video su YouTube che raccontava appunto che 50 anni fa negli Stati Uniti era ancora un reato. Si veniva arrestati per il fatto di essere appunto gay, lesbiche o di essere magari trans, e abbiamo fatto una grande strada in questi 50 anni, ma ci sono ancora tante cose da raggiungere. Chiudo questa lunga parentesi del Pride con qualche osservazione su due interviste che oggi sono uscite sul Corriere della Sera che mi hanno molto intrigato. Una è l'intervista ad Armando Siri. Armando Siri è un economista che poi la Lega ha eletto senatore e che ha fatto sottosegretario alle infrastrutture, il quale oggi non ha parlato di strade, autostrade, porti, aeroporti, ma ha parlato di debito pubblico con il Corriere della Sera. E ha tirato fuori un'idea piuttosto bizzarra, cioè ha detto: guardate, lo spread è legato al fatto che un terzo circa del nostro debito pubblico è in mani straniere, circa 780 miliardi di euro. Quindi, poiché gli stranieri appunto non hanno animo patriottico, noi dobbiamo fare in modo che questo debito pubblico ritorni nelle mani dei risparmiatori italiani, così che non saremo più dipendenti dallo spread. Quindi il giornalista dice: ma come intendi fare? Dice: no, facciamo delle missioni riservate soltanto agli italiani, e per convincere gli italiani a comprare il debito pubblico noi emetteremo questi titoli a un tasso più elevato.
Ora, questa intervista è un'intervista, io non so come definirla, da ubriachi, perché non è che ci vogliono grandi competenze economiche per capire che siamo al delirio più assoluto. Vi dico, diciamo, almeno tre questioni che mi hanno lasciato completamente, non so come dire, se stupito o spiazzato quasi. La prima è che adesso, passaporto a parte, chiunque compri dei titoli di Stato, compri dei titoli qualsiasi di Stato, emessi anche da un'azienda privata, dei bond, quello che è, se tu presti dei soldi a qualcuno, in sostanza li vuoi indietro. Adesso che tu abbia il passaporto italiano, cioè l'abbia di un altro paese, non è che tu dai i soldi e poi dici, perché li ho dati al governo italiano se non me li ridà, pazienza. Questo proprio non si capisce. In secondo luogo, anche il debito che è in mani italiane poi non è in mano al singolo risparmiatore, spesso è in mano a fondi pensione, a investitori istituzionali che per mestiere devono cercare il massimo interesse, cioè devono far fruttare quei titoli in modo tale che gli strumenti finanziari che vengono sostenuti da quel portafoglio possano performare. Quindi, ripeto, non è sicuramente una questione di portafoglio. In secondo luogo, siamo all'Unione Europea e il pensiero che tu possa mettere sul mercato, diciamo così, qualcosa destinato, non solo titoli pubblici, ma anche merci o servizi, destinati soltanto a persone con un certo passaporto, proprio non stanno in cielo né in terra. Quindi puoi costruire un prodotto che sia più attrattivo per una certa categoria di persone perché hai una strategia di marketing che ti fa dire: questo prodotto è più adatto per questo tipo di popolazione, per persone più adulte, più giovani, insomma, ti puoi rivolgere a un certo segmento di mercato, ma non è che puoi impedire a qualcuno di acquistare quel certo bene. E quindi la cosa sinceramente non si capisce. Ma poi, quello che veramente lascia stupefatti e che fa cadere la mascella è l'idea che tu vuoi governare lo spread emettendo titoli a un tasso di rendimento più alto. Ora, è come versare benzina sul fuoco, cioè davanti a un mercato che è sospettoso nei tuoi confronti, il fatto che tu emetta senza necessità titoli a un tasso più alto vuol dire che non sei tanto sicuro di restituirli, non so, che stai anti la famosa scusa non richiesta, no? Stai mettendo le mani avanti. Ora, tutto questo, oltre al fatto che poi questo Siri, sempre sottosegretario alle infrastrutture che si occupa però di debito pubblico e di economia, dice che ci vogliono 70 miliardi per fare le cose che vogliono fare e che non, fondamentalmente non c'è problema perché poi la flat tax darà dei grandi ritorni, lascia veramente stupefatti. Ora, finché siamo, in una fase come questa nella quale, come dire, un po' la mettiamo a ridere su certe dichiarazioni fatte da questi esponenti di governo, va bene. La cosa terribile è che poi, nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, ormai perché settembre è dietro l'angolo, queste persone dovranno fare le cose. Se le faranno sulla scorta delle dichiarazioni che stiamo leggendo, davvero ci sarà, verrebbe da dire, ci sarà da divertirsi. Purtroppo, poiché sarà il paese a pagare il prezzo di questa incompetenza, mentre leggevo quell'intervista mi veniva in mente solo la parola peracottari, non me ne veniva in mente nessun'altra. Ecco, il fatto che il prezzo poi sarà a carico del paese, quello invece preoccupa e moltissimo. Chiudo sull'ultima intervista di cui vi volevo parlare, che è quella di Nicola Zingaretti, che anche lui ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, una lunga intervista ad Aldo Cazzullo, sapete l'intervistone molto ampia di Cazzullo. Io devo dire, visto che poi si sta parlando anche di movimenti congressuali, questa intervista di Zingaretti non mi ha entusiasmato, diciamo così, non mi ha indotto a pensare che una segreteria Zingaretti sia la soluzione migliore per il nostro partito. Lo dico in particolare su due punti nei quali non mi sono riconosciuto. Uno è la descrizione che Zingaretti fa del Partito Democratico e del suo agire in questi anni. Io ho tirato giù alcuni sostantivi che lui attribuisce al PD, dice che il PD si è lasciato prendere da mercato, meritocrazia, competizione, narcisismo e consumismo.
Ora, io non so dove fosse Zingaretti, anzi lo so, era in Regione Lazio, ma io che sono stato in Parlamento e al governo non mi sono particolarmente sentito ostaggio di narcisismo o di consumismo. Penso che abbiamo fatto col governo Renzi e Gentiloni delle cose importanti, anche di sostegno al reddito, anche di strumenti di lotta alla povertà. Abbiamo cercato di fare cose che secondo me sono state molto di sinistra, e che non hanno niente a che fare col narcisismo e col consumismo. Però mi sembra che dietro questo tipo di messaggio ci sia forse un modo di guardare una sinistra, diciamo così, un po' più antica, quella che abbiamo lasciato qualche anno fa e che secondo me faceva la sua figura qualche anno fa. Ritornare indietro, ritornare dentro una comfort zone, come si dice, quindi recuperare la coperta di Linus, io non penso che sia la soluzione ideale. Penso che questi tempi siano molto complessi e che forse dobbiamo andare più avanti ancora piuttosto che tornare indietro. Certo, è importantissimo intercettare quel bisogno di protezione che molta parte della società esprime, però questo non va fatto mai al prezzo del sacrificio delle opportunità che le persone anche ricercano. Io credo che le due cose vadano tenute assolutamente insieme e penso che demonizzare una parola come meritocrazia o come merito sia sbagliato, perché il merito, secondo me, è una parola molto di sinistra. Premiare le persone sul merito significa non premiarle sulla base del censo, significa non premiarle sulla base della loro condizione economica, della loro appartenenza familiare. Preferisco promuovere chi merita rispetto e quindi creare un ascensore sociale che funziona rispetto a premiare chi ha avuto le possibilità di partenza maggiori di altri. Penso che questo sia di sinistra, quindi che demonizzare il merito, parlarne male, non sia una buona idea. È chiaro che il merito va poi coniugato al sostegno di chi non ce la fa, quindi bisogna dare le ali per volare a chi può, a chi lo sa fare, e bisogna sicuramente preoccuparsi di chi non può e fare in modo che queste persone abbiano un'esistenza libera e dignitosa, come peraltro dice anche la nostra Carta Costituzionale, che abbiano giustamente tutti gli strumenti per poter vivere una vita in libertà e in dignità, ma questo senza creare un egualitarismo al quale la sinistra ha spesso, come dire, mostrato una certa indulgenza, che appiattisce la società verso il basso e che secondo me non fa bene a nessuno. Ecco, questa è la mia opinione. E il secondo punto sul quale io non sono particolarmente d'accordo con l'intervista di Nicola Zingaretti, dove poi dice che uno degli errori che avremmo commesso è di considerare il Movimento 5 Stelle un movimento di destra. Lui dice che il Movimento 5 Stelle è un corpaccione nel quale c'è dentro di tutto. Ora, io penso che sì, l'elettorato del Movimento 5 Stelle, che ha preso il 32%, sia un elettorato trasversale, nel quale ci sono anche elettori che hanno avuto esperienze, diciamo, di militanza o di sostegno a liste di sinistra, magari anche alla nostra, e che magari in questa fase hanno votato per il Movimento 5 Stelle. Ma questo non fa del Movimento 5 Stelle un movimento di sinistra, né un movimento, un corpaccione in cui c'è di tutto, come dice Zingaretti. Io penso che il Movimento 5 Stelle sia, chiunque lo voti, qualsiasi elettore lo abbia sostenuto in queste elezioni, sia un movimento assolutamente di destra, che sia un movimento verticistico, privo di democrazia interna, che in modo, diciamo, che senza scrupoli utilizza tecniche nei social media o anche di costruzione del consenso, appunto senza scrupoli, che non tollera il dissenso, che non ha un dibattito democratico e che sta in modo molto rilassato appoggiando tutte le mosse di Matteo Salvini in modo che a me non sorprende. Allora, pensare che il Movimento 5 Stelle possa essere un interlocutore, lo dico subito, per me è fuori discussione. Io penso che noi siamo assolutamente alternativi, il che non vuol dire che non possiamo parlare a una parte di elettorato che ha votato 5 Stelle, ma di qui a dire che noi possiamo fare un accordo politico organico con il Movimento 5 Stelle è smentito anche dalle azioni politiche che il Movimento 5 Stelle ha svolto finora con questo governo. Concludo
Con questo chiudo, temendo anche di essermi allungato un po', vi ricordo che il nostro appuntamento è domani alle ore 13:30, domani lunedì 2 luglio. Io vi ricordo, come al solito, di pigiare sulla freccetta e di condividere sia la diretta che il video che state probabilmente forse vedendo in una fase successiva. L'appuntamento è domani, vi auguro ancora un'eccellente domenica di estate e a presto. Ciao!